Buonasera. Scusatemi, immediatamente modifico una cosa perché ho la ventola di fianco a me, quindi ok, cadono cose, si rischiava un pochettino, un po' tanto di casino. Ora, pubblico, ditemi se ci siete, ditemi se ci sentite rumori, casini strani e via discorrendo. Intanto ringrazio. Ah, ecco, Giuseppe. Da capo. Vabbè, niente, la serata è quella che è. Ringrazio Giuseppe, che è il nostro caporedattore di Extracult, che ci sta permettendo stasera di utilizzare i server di Extracult, nonostante questa live non sia particolarmente affine a nessun articolo che dobbiamo scrivere. Però, come vedete, sono da solo, sono stato lasciato da solo dal nostro caro fisico di Angelo, il pubblico quindi già ci conosce, sa perfettamente che siamo sempre accoppiati. Stasera sono rimasto da solo perché lui aveva di meglio da fare. Poi prendetevela con lui in chat o scriveteci su Instagram e prendetevela con lui comunque in qualche maniera. Ditegli brutte cose, hashtag hai abbandonato Francesco o qualcosa del genere. Torresi dice: tieni, consolati qualcosa. Mi hai preso un capitolo di JoJo. Ok, grazie. Era, forse era, com'era il comando? Era JoJo più uno, mi pare. Non me lo ricordo. Vabbè, me lo segno, promesso. Mo non tengo testa di starmi a ricordare i comandi. Comunque, per l'appunto, la live di oggi è stata fatta veramente, faccio questo preambolo, all'ultimo secondo, perché Torresi, come si fa? Stai tranquillo, quello che voi ci sbloccate, queste cose qui restano comunque nel log di Twitch. Non vi prendiamo in giro, semplicemente è una cosa che di solito fa Angelo, ora non mi ricordo il nome esatto del comando, forse era JoJo più uno. Comunque, Torresi, sappi che mi stai facendo perdere tempo per questa fesseria. No, ok, non mi ricordo il comando, li aggiungeremo nella prossima live. Comunque, fondamentalmente dovevamo fare una live su One Piece e su tutta quanta la parte pre-Onigashima. C'eravamo pure preparati, avevamo perso tempo a leggere da capo per me per la terza volta. Gnardi, buonasera. Per quanto mi riguarda, era la terza volta che leggevo questi benedetti volumi di One Piece. Appunti presi, niente, casini e via discorrendo. Quindi sostanzialmente live all'ultimo secondo, di solito noi la facciamo sugli ultimi quattro capitoli, addirittura stavolta la facciamo sugli ultimi tre. Quindi belli attivi in chat, belli carichi, belli pregni, tra l'altro con voi dell'utenza, in generale non ne ho parlato in chat nelle ultime 3 settimane di Hero Academia, a botta di fortuna, quindi non avete idea che cosa pensi io di questi capitoli, fondamentalmente. Quindi, allora, ripetiamo, stiamo a parlare di capitoli 356, 357, 358. Ultima precisazione, e poi direi di poter iniziare a parlare di My Hero Academia, proprio perché non siamo sui nostri server, ma siamo ospitati su server altrui. Stasera evito di mettere pagine dei capitoli, perché comunque Manga Plus ha delle cose particolari, oggi evitiamo. Se volete, prendete il cellulare, prendetevi la vostra app e mettetevi a fianco con Manga Plus, che è più o meno quello che sto facendo io in questo momento per riuscire a darvi delle opinioni più costruite proprio in ordine cronologico, più che tematico o in qualche altro tipo di ordine degli ultimi capitoli. Allora, incominciamo con dare delle informazioni generali. Tra l'altro, ditemi voi banalmente in chat un'altra cosa. Oggi è l'ottavo anniversario di My Hero Academia. Mi sto perdendo ovviamente in preamboli. Ciò però non toglie, mi sono assolutamente reso conto che oggi è l'ottavo anniversario di questo manga e non c'è anima viva che stava facendo qualche tipo di festeggiamento, qualche tipo di, non lo so, annuncio, anzi, questa settimana addirittura My Hero Academia era in pausa, quindi settimana scorsa, scusate, My Hero Academia era in pausa, però sostanzialmente era come se questo ottavo anniversario non esistesse neanche. Se non avessi visto, francamente, il post di Yuva, che è la persona che ci ha fatto Animalo, io non mi sarei neanche ricordato che era l'ottavo anniversario. Tra l'altro, vi ho fatto una storia su Instagram,
su My Hero Academia, proprio perché così mi è venuto pensando, magari qualcuno di voi ha qualche ricordo di lettura di My Hero Academia in corso a questi 8 anni, effettivamente nessuno ha risposto, quindi mi viene anche da dedurre che paradossalmente il fatto che non arrivi, ecco, come specifica Ventu, come non, che il fatto che non arrivi manco a 10 anni di pubblicazione lo rende un manga per il quale non valga la pena affezionarsi o forse non creare dei ricordi che si creano per altri manga più lunghi. E Ventu dice si festeggiano più i numeri tondi. Sì, questo è vero, però per l'appunto nell'ottica del non arrivare neanche al 10° anno e sapere che dagli ultimi annunci per questo fine 2022 o inizio 2023 il manga finisce, non annunciare niente, non fare dei post particolari, la Shueisha che proprio lascia passare sta giornata come se niente fosse, non è che mi faccia strano, più che altro mi fa tristezza più che stranezza. Quindi Torres dice, quindi ora allunga il brodo fino al 10, speriamo vivamente di no. Frederick fa la battuta, aspettate, no, oddio, se scrivete, dov'è che sta? Sia One Piece che Boku no Hero festeggiano gli anniversari con le pause. Considerando che anche One Piece è andato in pausa nel corso del suo anniversario, sì, praticamente sembra così. Tra l'altro la pausa di Horikoshi non è stata, che io sappia, seguita da qualche tipo di annuncio particolare sulla sua salute o su scrittura di capitoli. È andato in pausa, probabilmente ne aveva bisogno per X motivi che comunque noi non sappiamo. L'unica cosa che sappiamo di Horikoshi in questo momento sono i vari commenti, come al solito, che avvengono nel Jump, e quelli delle ultime 2 settimane erano abbastanza non opposti, in realtà ero sempre relativi al suo lavoro, però per quanto mi riguarda estremamente comici. L'ultimo parlava di lui che aveva sentito un moto di miglioramento guardando una live di disegno di Suicida, l'autore di Tokyo Ghoul, che posso anche comprenderlo, i disegni di Suicida in questo momento. Angelo dice, mi raccomando, massacratelo. Allora, io ve lo ripeto, promuoviamo l'hashtag, poi gli mandate i messaggi in privato, hai abbandonato Angelo, Francesco, oppure hai abbandonato il tuo bro, qualcosa del genere, però qualcosa che attacchi pesantemente Angelo. So anche la persona da contattare per questo hashtag. Torresi dice, bella, bella una settimana del Jump come in pausa, chissà, l'ha detto Benevento, c'è il Tanabata, che sarebbe praticamente quella festa dove loro venerano queste due stelle, festeggiano la storia di queste due stelle, che dovrebbero essere Altair e Vega, che si possono incontrare soltanto una volta l'anno perché sono separate dalla Via Lattea. Vabbè, mi piace festeggiare questa settimana. Comunque, questi sono i vari, tutti questi bei preamboli. Ciccia, andiamo al sodo. Scrivetemi poi nei commenti, perché, ripeto, davvero, non è una questione di voler fare lo streamer di sta ceppa. Veramente, di molti di voi che di solito partecipate a queste live, non ho la benché minima idea di che cosa avete pensato nelle ultime settimane dei vari capitoli. Esattamente come voi, tecnicamente, non sapete nello specifico quello che so io. Quindi, io sto qui a parlare, voi scrivete nei commenti e ditemi magari inizialmente che impressioni avete sui due fronti. Front Endeavor con All for One, fronte Bakugo con Shigaraki e tutti quanti gli altri Pro Hero. Ok, il commento di Fede è un pochettino pesantino, noi di Twitch ci dissociamo dalla questione delle supercazzole, però sì, vabbè, dai, cioè siamo tutti, è tutto il mondo e paese, tutti quanti facciamo feste abbastanza stupide, vorrei un pochettino prendere le varie sagre sia al nord che al sud relative a determinati cibi, tipo la sagra della porchetta, cioè se trovi il senso di festeggiare per mangiare della porchetta... Ok, Torres dice, io l'ultimo l'ho letto poco fa. Vabbè, tecnicamente il tempo ce l'avevi, alla fine dei conti c'era pausa, quindi non è che ci fosse particolarmente fretta. Detto questo, dai, iniziamo ad andare alla ciccia. Non è mia intenzione stare a fare una live molto lunga, sono 3 capitoli, ragazzi, ragazze e botti che ci state seguendo, quindi se alle 22 la chiudiamo, mi sono anche allungato eccessivamente. Ora, se dovessi iniziare a dare delle impressioni generali, qui mi rendo conto che l'impressione potrebbe essere sempre quella del fanboy, sempre quella della persona che apprezza costantemente quello che fa Horikoshi, però la successione di fronti da
quello di Endeavor e AFO a quello di Bakugo Shigaraki, con i tipi di ragionamenti che vengono fatti dai due personaggi, l'ho molto apprezzato, esattamente come ho anche apprezzato, un po' come accade sempre, perché io paradossalmente, per quanto Ricoshi sia molto ben lineare, che costruisce bene la sceneggiatura, quindi va su una strada anche abbastanza prevedibile, io paradossalmente con lui mi faccio sempre pensieri particolari, guardo altre strade e finisco per non riuscire mai a prevedere veramente quello che sta per fare. Tant'è che il fronte di AFO ero convinto che lo chiudesse del tutto in un certo modo prima di passare agli altri. Nello specifico, io ero convinto che il fronte... Ambulanze, scusatemi. Ero convinto che il fronte di AFO si sarebbe completamente concluso nel momento in cui lui avrebbe ucciso tutti. Ero molto convinto di questo. Ero veramente convinto del fatto che AFO avrebbe sostanzialmente neanche lasciato in vita apposta, o anche sì, comunque, avrebbe sostanzialmente risparmiato soltanto Giro e Tokoyami e avrebbe ucciso tutti gli altri, dopo magari un momento di crisi, perché ci sta, se tu, autore, non mi costruisci un pochettino di tensione in maniera giusta, che cazzo leggo a fare? Quindi se non rendi lo scontro fra Endeavor, Oaks e gli altri con AFO abbastanza credibile e con un po' di tensione, che te lo leggo a fa? Però sostanzialmente le cose sono andate in maniera molto diversa. Ha fatto quasi vincere Endeavor per poi fare un cliffhanger, e qui poi sul fatto che sono un cliffhanger ci torniamo dopo, e cambiare fondamentalmente fronte. Di per sé già questa cosa mi ha un attimino lasciato spiazzato, che non significa lasciare spiazzato essere che sia una cosa buona o che sia una cosa cattiva, semplicemente non avevo immaginato che sarebbe andato in questa maniera, ma i collegamenti fra i due fronti, ripeto, li ho trovati stupendi. Il fatto che in questi ultimi capitoli, che partono già dal 355, quindi 355, 56 e 57, Endeavor sia ulteriormente cresciuto rispetto al personaggione che già era, il discorso di quest'ultimo capitolo me lo devo rileggere per bene, non c'è capito una mazza, vabbè, ormai il nostro pubblico ti conosce anche meglio di noi, perché è un anno che streamiamo e te, se sei centro di molte discussioni, scrivi qui nei commenti perché non hai capito niente, siamo qui apposta per parlarne, quindi scrivi perché non l'hai capito e magari ti si riesce a dare una mano a comprendere. Discorso che però è abbastanza lineare, però va bene, dai. Tra l'altro, io mi sto riferendo a quello di Bakugo, non so se tu ti stia riferendo al non comprendere quello, l'ho letto velocemente in inglese, ma ti riferisci per l'appunto al discorso fatto da Bakugo o a quello che Bakugo ha interrotto, cioè il discorso di Shigaraki Barrafo, che tra l'altro anche lì c'è una cosa carina a cui arriveremo, che si vede un pochettino con il lettering, perché tecnicamente lì Shigaraki dovrebbe aver a metà un po' cambiato personalità, cioè un pochettino ha iniziato a di nuovo a mischiarsi Shigaraki e AFO, come era accaduto ai tempi dello scontro con Star and Stripes, dove non era chiarissimo chi stesse parlando e lo si distingueva un pochettino dal lettering differente, quantomeno su Manga Plus, perché poi mi sa che nel giapponese utilizzavano dei pronomi differenti. Vento dice quello crea parecchia confusione. Aspetta, mo ci arriviamo. Ti dico, secondo me no. Però intanto ci arriviamo. Parto dal 356 e 357. Come stavo dicendo, la crescita di Endeavor. Regà, allora io qui vi faccio un paragone. Spero che molti di voi lo comprendano, perché mi sa che la serie con cui adesso paragonerò My Hero Academia l'avete già vista. Avatar The Last Airbender. Sono abbastanza sicuro che quasi tutti l'abbiate già vista, nel caso ne avrete anche sentito parlare, d'altronde negli ultimi giorni stanno uscendo i teaser per la serie che dovrà fare Netflix. In Avatar c'è un personaggio che ha un arco di redenzione pazzesco, parliamo sostanzialmente del principe Zuko. Manco a farlo apposta, è un personaggio che è molto memato dalla community di My Hero Academia, proprio perché Firebender, quindi manipola il fuoco, e ha una cicatrice estremamente simile a quella di Todoroki. Anzi, considerando le linee temporali, è Todoroki che ha una cicatrice molto simile a quella di Zuko. E tecnicamente il suo
è un percorso di redenzione fra, almeno per me, i più belli a livello animato, fumettistico, comunque in generale a livello narrativo che io abbia letto di solito. Zuko è un personaggio incredibile perché il suo percorso di redenzione non è il semplice personaggio cattivo, capisce di aver fatto qualcosa di sbagliato, diventa buono. C'è un percorso in mezzo dove Zuko viene pesantemente punito per quello che ha fatto e all'interno di questo percorso lui stesso continua a punirsi, continua a guardarsi dentro, a scavarsi per riuscire a ottenere il perdono dagli altri e anche da se stesso, proprio perché essendosi reso conto delle cose malvagie che ha fatto in passato, lui è intenzionato non solo a ottenere il perdono degli altri, ma ottenere il suo, perché lui stesso prova disgusto per le azioni che ha compiuto. Endeavor per me è pure sopra. Endeavor al momento ha uno dei percorsi di redenzione più belli, francamente, che io sto vedendo in qualsiasi tipo di prodotto narrativo abbia fruito veramente negli ultimi anni. Poi che ne so, magari me ne sta sfuggendo qualcuno in questo momento, se anche lì, se vi viene in mente, scrivetelo in chat. Se no, l'occasione passa e non accadrà mai più. Scusatemi, qui arrivano messaggi di persone che potrebbero essere in live invece. Vabbè, comunque, stavo dicendo, scusatemi, mi sono perso. Fondamentalmente, il percorso di redenzione di Endeavor, bene o male, già lo conosciamo. Non era anche qui prevedibile che avrebbe avuto un ulteriore tassello a quella che è la sua personalità. E invece, per l'appunto, Horikoshi qui ci piazza quel flashback con tutto quanto il passato che ti va anche a spiegare il motivo, paradossalmente, per il quale lui sia diventato un hero, il motivo per il quale abbia scelto quello specifico nome. E in un certo senso potremmo anche arrivare a comprendere maggiormente perché lui abbia raggiunto un tale livello di fissazione con il diventare in una società di super un superuomo che superi gli altri super, che sembrano supercazzola, però tecnicamente è quello che viene già detto nel capitolo ed è veramente il concetto che Endeavor ha inseguito per buona parte della sua vita. Vi tralascio le supercazzole, che poi supercazzole non sono, però sulla gestione delle inquadrature, le tempistiche di lettura e via dicendo del capitolo 350, 357, cioè scusate, fra 355 e 356, perché l'ho trovato pazzesco. C'è la vignetta che molti hanno visto colorata, nello specifico, no, visto che mi trovo, ve la faccio vedere da telefono, che è questa. Questa vignetta è a dir poco già pazzesca per tutto quello che è stato detto nei capitoli precedenti, nei capitoli, scusate, nelle pagine precedenti. Tu, lettore, arrivi con una bella carica con tutto quello che Endeavor ti sta raccontando di lui tramite questo flashback. Hai quella parte, neanche un quarto praticamente di vignetta. Dove Endeavor prende incredibilmente fuoco, infiamma l'intera vignetta. Per poi, sostanzialmente, andando nel senso di lettura, andare a coincidere con la forma del pugno che sta creando, perché pure questa è una figata. Nel momento in cui tu leggi quella tavola, il senso di lettura ti parte dal basso, perché fondamentalmente hai due personaggi che ti catturano immediatamente lo sguardo. Il fuoco sale, hai la lettura, l'occhio che si sofferma sulla linea di dialogo. A quel punto l'occhio ti va a seguire il fuoco creato dal pugno, che contestualmente va a coincidere quindi anche con le linee di dialogo, anzi le linee di pensiero di Endeavor. Voi mi direte, vabbè, sti cazzi, è una cosa che fanno tutti. No, non è vero, non è una cosa che fanno tutti. Cioè, Horikoshi qui ti dimostra per l'ennesima volta che è un mestierante, che il fatto suo comunque lo sa. Non è che questa tavola si sta inventando qualche cosa. Però funziona per questi tecnicismi che sono incredibili, perché per il resto non è che dici è la tavola meglio disegnata degli ultimi 40 anni, è una bella tavola, senza ombra di dubbio, il volto di Endeavor è meraviglioso, le fiamme poi per come le ha disegnate sono bellissime per quanto mi riguarda,
poi lì va anche ragazzi a gusto. Una cosa che io apprezzo dalle fiamme di My Hero Academia è anche il modo in cui lui riesce a cambiarle grazie a bordature che fa col tratteggio e le retinature, perché tutte le fiamme del manga sono riconoscibili. Le fiamme di Dabi sono distinguibili da quelle di Shoto e da quelle di Endeavor, esattamente come quelle di Endeavor e di Shoto sono distinguibili fra di loro, soprattutto considerando l'ultima tecnica di Shoto. Però comunque per il resto è un flashback che non è che ti aggiunge un dettaglio fondamentale su di lui, non è che il pubblico stesse lì da anni a chiedere «Oh, ma perché Endeavor è diventato un eroe? Perché avesse, perché ha, si è preso quel nome nello specifico?» Per l'appunto non sono cose fondamentali, ma sono dei dettagli piazzati al momento giusto, nel modo giusto, che ti danno una bella profondità al personaggio in un momento in cui potrebbe essere l'ultimo approfondimento. Proprio perché, tornando non solo alla fine al cliffhanger che ha messo nel capitolo seguente, ma anche a quello che stavo dicendo prima, ovvero creare il pathos in uno scontro con Afo e via discorrendo, si parla comunque di Afo. Non è detto che Endeavor se la cavi, considerando anche le ferite che già si è fatto, dopo questo scontro. Per quanto mi riguarda, potrebbe anche lasciarci le penne, sarebbe una bella morte. Per l'amor del cielo, se non morisse, non è che dici che il personaggio ne uscirebbe rovinato, eh? Però se morisse, sarebbe bello, perché ha raggiunto il suo picco massimo. Più di così, francamente, non vedo cosa possa fare, se non per l'appunto magari sacrificarsi per salvare gli altri che sono al momento sul campo di battaglia. Tra l'altro, io mi rendo conto che che parlare di meme in... dice Ventu come Miruko, no, col cazzo, col cazzo, veramente col cazzo. Però fondamentalmente quello che stavo dicendo è Endeavor, tra l'altro qui mi ricorda molto un meme, ovvero literally too hungry to die, perché Endeavor qui è praticamente questo, sono ormai volumi e volumi che prende mazzate fisiche e psicologiche, viene mutilato, organi distrutti, cicatrici, compagnia cantante, qui per l'ennesima volta viene mutilato ancora e letteralmente Horikoshi ti ha tirato tutti i primi piani possibili, tutte le facce possibili in cui Endeavor è incazzato come una iena. È mematica come cosa, ma è anche molto bella, cioè fondamentalmente, ripeto, se l'è giocata parecchio bene. Tra l'altro mi ricordo di aver parlato in chat con parecchi, con un paio di voi, con Valerio in particolar modo, vabbè che questo nome non dirà niente su Twitch però, che non era particolarmente contento di come Afo stesse venendo trattato fino al capitolo 356, che è il primo dei tre che stiamo analizzando, perché per l'appunto Afo di solito fa sempre un piano, ha sempre l'ultima parola, psicologicamente parlando sembra sempre il personaggio più pesante rispetto agli altri, quello che schiaccia le menti altrui, però paradossalmente con tutti i piani, col fatto che ha un quirk che tecnicamente gli permette di poter fare qualsiasi cosa rubando i quirk altrui, perde in continuazione e quindi anche giustamente, cioè posso comprendere il disappunto, non farlo mio, però comprenderlo, il destino di Afo anche in questo scontro non gli stava particolarmente andando a genio. Però per l'appunto fra 356 e 357 Horikoshi ci mette anche là quello che è giusto, cioè quello che era, non dico anche in questo caso prevedibile, però coerente. Cioè, Afo è Afo, è il villain finale insieme a Shigaraki, e Shigaraki collateralmente è il villain finale perché Afo lo sta permettendo, perché Afo ha fatto in modo che lui avesse a suo modo, a sua volta, l'All for One, ne ha formato la psiche, ha fatto in modo che il suo destino venisse plagiato in una certa direzione e via dicendo. Quindi sostanzialmente pensare che bastasse il Ragnarok di Todoroki, tra l'altro mossa bellissima, o una combo per l'appunto fra i vari personaggi per batterlo, era abbastanza risibile come,
come opzione. Metterlo in difficoltà ancora sì, anche perché Horikoshi se la sta giocando sulla fallibilità del suo quirk a causa delle personalità insite nei quirk stessi. E anche lì rappresentazioni veramente carine. Prendo questa tavola che vi mostro in questo momento, questa parte in cui praticamente si vede, no, la mente di Afo che rimette ordine nel suo All for One, letteralmente arrivando quasi come un mostro a mangiare i Quirk ribelli. È veramente carina. Tralasciando lì, proprio a livello di tavola, è molto carino il fatto che c'è l'attacco di Hawk che viene per l'appunto proprio tagliato, interrotto, come se fosse un'altra trasmissione che si stesse inserendo nella realtà e che è per l'appunto l'interno della mente di Afo, pure lì tecnicamente è una cosa che trovo molto figa, cioè rende molto l'idea di interruzione di Hawk che capisce che c'è qualcosa che non va e quel qualcosa che non va è Afo che sta riprendendo il controllo e che quindi riprende da capo a combattere più incazzato di prima. Però per l'appunto una volta che fa questo, la maschera la rimette a posto. Alcuni quirk se li tira fuori per resistere Endeavor e in seguito nel capitolo quanto è brutto pronunciarlo Afo, come te lo devo chiamare? Ciccio Cappuccio? Darth Vader del Giappone? Ratman uscito male? Cioè, è Afo, te lo posso chiamare All for One, ma ci... Ah, tu vuoi la versione lunga, sei come i professori, non vuoi il nome commerciale della molecola, tu vuoi il nome vero e proprio. Va bene, ok, capito. Va bene, All for One, così facciamo contento Dorresi che stasera è presente. All for One, qui tra l'altro ha una... Oh no! Deficiente. All for One, tra l'altro, qui ha una cosa molto caruccia, che è quella del aver tirato fuori per l'appunto il quirk apposta per salvarsi da Endeavor. Perché dico che caruccia? Mi ricollego ai capitoli che usciranno a breve probabilmente, sì, perché il prossimo volume dovrebbe essere il 34 di My Hero Academia. No, il 33, quindi ci vuole ancora un po', vabbè. Nel volume 34 di My Hero Academia, quando c'è stato lo scontro fra Shigaraki e Star and Stripes, in molti si sono lamentati del momento in cui praticamente Shigaraki si è salvato dal giga attacco di Star and Stripes con i missile perché, vabbè, ma ha utilizzato il suo solito quirk, si è salvato con la forza del protagonista, mettiamolo in questo senso. No, non è così. Il problema di All for One, proprio come quirk, non come personaggio, All for One, il quirk in sé, cioè quello di poter rubare i quirk altrui, è che fondamentalmente per un autore potrebbe essere, e questa cosa la diciamo in continuazione, la scappatoia per fare il cazzo che si vuole. E fare il cazzo che si vuole è sinonimo di pessima scrittura. Cioè fare il ogni volta, ah ok, come la risolvo? Ah, ha rubato il quirk apposito per vincere. No, non funziona, non va bene, è una cosa brutta. Devi, per nei limiti del possibile, basarti su quello che hai e cercare di inventarti qualcosa di coerente. Ovviamente però, non è che hai un quirk del genere e ti elidi del tutto la possibilità di tirare fuori dei poteri ad hoc per determinati momenti. Quindi il fatto che in questa occasione, nel 356, Horikoshi ti faccia quell'attacco stupendo di Endeavor, ma faccia in modo che al contempo Afo si salvi con uno dei suoi quirk rubati, ci sta. Per voi sarà un piccolo dettaglio. Per me è da capo un autore che è consapevole del suo mezzo, consapevole di quello che sta raccontando fino a quel momento, quindi consapevole di quanto può tirare la corda. Perché se già con Shigaraki avesse usato questa soluzione del tirare fuori tutti i quirk che gli andava e gli pareva per vincere contro Star and Stripes, arrivare a questo punto e far tirare fuori gli assi dalle maniche da All for One sarebbe stato di veramente pessimo gusto, cioè sarebbe stato bruttino, perché per l'appunto questa soluzione l'avremmo già vista. Invece qui è la prima occasione in cui la si vede. D'altronde poi arriviamo al capitolo 357, in realtà lì non c'è tantissimo da dire, anche lì, cioè per dire un'altra volta, il meme di Man Literally Too Angry to Die, cioè Endeavor è
Benvenuto dice: e che maniche, e tecnicamente, essendo quelle di All for One, di Asti se ne può tirare fuori quanto cazzo gliene pare e piace, cioè letteralmente può cicciare tutto quello che vuole. Però sostanzialmente, quindi sì, come stavo dicendo, nel 357 non c'è moltissimo da aggiungere per quanto mi riguarda, almeno a livello tematico. Di base, lì Horikoshi ha voluto mettere lo scontro duro e puro, ha fatto una scena molto simile, mi ha ricordato per certi versi quella di Gai durante la Grande Guerra Ninja, quando si sacrifica contro, decide di sacrificarsi contro Madara. Mi ha ricordato più o meno quella scena, non tanto perché Endeavor si stesse sacrificando, quanto piuttosto per lo sforzo e lo scopo, cioè entrambi stavano ragionando nell'ottica del... il personaggio ragiona nell'ottica del io faccio questo perché la nuova generazione deve crescere sui miei passi, e nel caso di Endeavor il suo ragionamento si arricchisce ulteriormente del io ho fatto delle cose particolarmente sbagliate, la futura generazione deve vivere senza che ci siano le mie cazzate a gravare sulle loro spalle, quindi è una bella cosa, è più o meno quello che i vecchi in Italia di solito non pensano. Torresi, dopo quello che hai scritto, cioè io lo metto in sovrimpressione, andresti bannato da tutto, bannato da Twitch, bannato dalla chat, bannato dai ristoranti, bannato dalla tua stessa casa, dal tuo stesso cane, il tuo cane dovrebbe abbaiare e dirti bannato, però lasciamo correre, vabbè. Detto questo, sostanzialmente è un capitolo il 357 di puro hype di battaglia, cioè pensare che a una certa Endeavor arriva a sparare fuoco dagli occhi, cioè, lì Horikoshi ha detto vabbè facciamolo andare in Berserk e facciamogli fare praticamente qualsiasi cosa voglia pur di vincere, e comunque ci sta, ha funzionato, era anche molto, a mio avviso è stato anche molto carino vedere come un personaggio come Afo, per l'appunto nel momento in cui viene schiacciato fisicamente, ricorre agli insulti e alle provocazioni, perché è quel tipo di personaggio. Cioè, Afo non è forte soltanto perché è forte fisicamente, forte con i quirk. Lui è forte perché mentalmente è uno stronzo capace di far agitare le persone davanti a lui, di ferirle mentalmente, di ferirle nel cuore, e quindi sostanzialmente crearsi tutte le aperture di cui ha bisogno per arrivare a vincere. Tra l'altro, questa tavola che ha fatto Horikoshi da capo, l'ho detto, il 357 è proprio il capitolo in cui ha deciso di sgravare con i disegni, senza considerare che il discorso di creare praticamente una manipolazione del fuoco da parte di Endeavor ad un livello tale da sostituirsi più o meno l'arto con il fuoco... Vabbè, cioè, ha proprio deciso che il suo personaggio doveva fare gli ultimi botti. Detto questo, chiudendo più o meno con il 357, vado sul discorso cliffhanger. Il discorso che volevo fare in precedenza, e con il quale quindi mi ricollego in questo momento, visto che arriviamo alle ultime pagine, questa è quella incriminata per il cliffhanger. Tra l'altro molto carina è che, per il fatto del essere... nero con il sorriso bianco, mi ha ricordato il villain di Gurren Lagann, ma vabbè, quello è un altro paio di maniche. Sostanzialmente, il fatto che qui Horikoshi abbia messo un cliffhanger, passando poi nel capitolo seguente a un altro campo, non mi è dispiaciuto. Il punto è sempre il modo in cui si utilizza una determinata tecnica. Perché faccio questo preambolo? Perché chi ci segue in genere su questo canale, quindi magari chi ci starà vedendo in differita, chi è qui stasera e non sta interagendo, per dire, ma soprattutto quelli che interagiscono con noi tipo Marco e Alex, che danno a me e Angelo dei criticoni sempre e comunque di One Piece, e una delle cose che critichiamo di One Piece in questo momento sono i cliffhanger, per l'appunto il problema non è la tecnica in sé, ma come la usi e quanto la usi. Horikoshi più o meno di cliffhanger pesanti, e quindi cliffhanger veri e propri, tipo questo, cioè io ti metto una situazione che arriva a un culmine, che potrebbe portare a grosse conseguenze che però tu non sai, e pum, capitolo seguente ti cambio il fronte narrativo, e quindi vai a capire quando rivedrai quella situazione come si è sviluppata,
Il punto è che Horikoshi questa tecnica non la usa spesso, non la usa spesso, la usa veramente poche volte, e quando la usa ha un senso di esistere, come in questo caso. Ti ha tenuto praticamente per, non mi ricordo se sono tre o quattro capitoli, comunque per un numero congruo di capitoli sul fronte Endeavor, AFO e tutta la gente là intorno. Ha esaurito i dialoghi fra di loro, ha esaurito tutte quante le provocazioni che AFO poteva fare a Endeavor, lo ha fatto ferire, ha fatto andare Endeavor in Berserk, ha dato il momento di gloria a Jiro e Tokoyami, che con tutto che sono studenti, hanno dimostrato che gli allenamenti e le peripezie affrontate fino a quel momento sono valse a qualche cosa per renderli un pochettino più attivi. Però, per l'appunto, quando ha esaurito tutto, cliffhanger, momento incredibile in cui si capisce che AFO ha per l'appunto l'asso nella manica, sgravo e figo, che metterà praticamente fine a quel campo di battaglia. Cambio. Tra l'altro, curioso il fatto che il fratello di AFO avverta qualche cosa. Mi domando un attimino che cosa sia di preciso, solo che pure qui fare teorie non so quanto sia fattibile. La realtà dei fatti è che comunque le immagini parlano chiaro, mentre AFO sta ragionando. Mentre sta parlando di questo asso nella manica, di questa cosa da usare, pensa a Eri e pensa ai proiettili che Chisaki aveva creato con le cellule di Eri. Il fatto che nella tavola seguente il viso completamente carbonizzato di AFO si stia praticamente rigenerando, perché c'è l'orecchio che si sta ricreando, l'occhio che si sta ricreando, e via dicendo, si sta ricreando tutta quanta la faccia. Mi fa pensare a una specie di reversione temporale che può aver o rubato per l'appunto a un Eri, ma mi sembrerebbe strano, o quantomeno, cioè a quel punto dovrebbe giustificare il fatto di averle preso il Quirk senza che noi lo sapessimo, o magari aver preso il Quirk o una copia un po' scrausa di quel Quirk dai proiettili, perché il gruppo di Shigaraki quei proiettili li aveva. Quindi potrebbe anche essere che abbiano estrapolato qualcosa da lì e AFO, con quel corpo di scarto, abbia deciso di provare questa cosa. E magari, che so, gli distruggerà il corpo, ma gli darà abbastanza tempo per fare fuori Endeavor, Hawks e tutti quanti i Pro Hero presenti in zona. Però, fondamentalmente, non so. Non so, non mi piace teorizzare, lo sapete. Se voi avete delle idee in chat, scrivetele da capo. Questa è l'occasione, o altrimenti mai più. Detto questo, passiamo al capitolo 358 e mi ricollego a quello che stava dicendo. Che poi no, Ventu sta dicendo quello crea parecchia confusione, però poi è scritto per noi. Ventu, fatti vivo, perché non ho capito che se intendi per noi lettori o per noi occidentali, perché a noi manca il fatto del pronome che invece nel giapponese si vede. Per un semplice fatto, ok? Dico che secondo me non crea particolarmente confusione perché cambia il lettering. Cioè, se uno può notare, oddio, qui non posso mettere la tavola, ma devo dire anche schermo non si vedrebbe bene, il lettering di Shigaraki cambia rispetto a quello normale in questa occasione, perché sta parlando probabilmente. Proprio in quello stato o confusionale o guidato da AFO, e quindi cambia. Cioè, alla fine dei conti, la figura del letterista esiste, e nel momento in cui, per l'appunto, non sei giappo e non puoi vedere il pronome che cambia, e quindi non avere questa certezza, diventa compito del letterista farti comprendere questo dettaglio. Per me ci sta. Il punto è che è un dettaglio, talmente dettaglio, che molti magari non ci fanno caso. Mi rendo perfettamente conto, però. Per dire, per me è stato chiaro quando ho letto il capitolo direttamente da quello, cioè proprio le lettere sono diverse. Detto questo, quindi per l'appunto, ritorno al discorso che ho molto apprezzato, il parallelismo fra Baku e Endeavor, perché alla fine dei conti, qui vorrei che ci fosse Dinosauro. Ah, ciao Vincenzo, che bello, finalmente una sera che ci sei pure tu. Pure te, le opinioni tu, di tue sugli ultimi tre capitoli non le so, quindi se vuoi scrivere qualche cosa, liberissimo che se ne parla. Comunque, stavo dicendo,
siamo già arrivati al Panzer. Tecnicamente sì, stiamo parlando di questo capitolo, quindi siamo molto vicini a parlare del Panzer. Stavo dicendo, vorrei che ci fosse qui Dinosauro, che è un utente che è in chat da noi, che per l'appunto per scherzare su Bakugo ha detto, l'ha paragonato ai modelli light dei telefoni, dei telefoni. Quindi ha definito Bakugo Endeavor Light. Ci sta. Cioè, come ragionamento, il meme, al di là di tutto, è coerente, perché Bakugo è un personaggio che, esattamente come Endeavor, aveva bisogno di un riscatto. Ora, nel mio gusto personale e nella mia visione delle cose, il personaggio di Bakugo comunque con le azioni si era discostato già tantissimo tempo fa da il bulletto che era in gioventù, d'accordo? Però poi Horikoshi effettivamente ha voluto mettere il peso da 90, ha voluto fare in modo che Bakugo si rendesse veramente conto dei suoi errori e quindi classificasse veramente quello che lui ha fatto in gioventù come bullismo, spinto da motivazioni futili che erano praticamente un'invidia e un rapporto strano con Deku. E per, quindi fondamentalmente, esattamente come Endeavor, man mano che andiamo avanti con i capitoli, puntualmente tutti e due hanno sempre un tassello in più di redenzione, hanno sempre quel dialogo in più che ti specifica come loro vogliono come loro vogliono discostarsi dal passato, come loro vogliono valutare meglio le persone che hanno intorno. Nel caso di Endeavor, ovviamente la cosa si esplica tramite il io vecchio che devo salvare le nuove generazioni e devo fare in modo che sostanzialmente non gravino i miei errori su di loro. Bakugo invece fa un ragionamento molto, molto carino, provenendo proprio da lui, di gioco di squadra. Ora, se vi ricordate, tecnicamente, già per dire, nella stagione che è andata in onda sto anno su Crunchyroll, smentitemi, io mi ricordo così, cioè, Bakugo già era bello puntato sul gioco di squadra. La differenza era un pochettino il modo in cui lui si rapportava a parole con gli altri, però comunque Bakugo non è mai stato il personaggio che non valutava il lavoro degli altri, semplicemente lo utilizzava maggiormente a suo vantaggio, quindi prendeva il lavoro altrui e lo canalizzava affinché lui potesse brillare, perché lui era quello bravo, lui era quello forte, lui era il genio. Qui Bakugo non rinuncia all'essere quello forte, all'essere il genio, all'essere quello sgravo, però tutte quante le sue azioni hanno come origine proprio la consapevolezza del avere delle persone che intorno a lui si stanno facendo il mazzo quadrato, soprattutto i ragazzi della sua età e della sua classe, e ne rispetta quindi fondamentalmente il lavoro e decide di diventare lui il protagonista di questo capitolo, senza però mancare di rispetto a quello che loro stanno facendo, ma anzi tutto il contrario, impegnarsi proprio perché loro si stanno impegnando e lui, poiché ha il potere di farlo, cercare di chiudere tutta quanta la battaglia. Ora, ovviamente, so già che gente come Vincenzo è venuto solo per questo, cioè questo è il fottuto Panzer, tralasciando il fatto che questo è il momento in cui il Panzer si sta creando. Ora, Horikoshi ha saltato scusatemi, Horikoshi ha saltato un pochettino la spiegazione qui, però per quanto mi riguarda ci sta, perché nel senso, cioè, Bakugo letteralmente si ritira, scusatemi la volgarità, tira questi cannoni fuori dal culo, per un lettore che non si ricorda le cose. Però tecnicamente la tecnologia di compressione, c'era stato già detto che era rara ma esiste, tant'è che Endeavor il suo costume ce l'aveva con quella tecnologia. Quindi non ti dà la spiegazione precisa, però tecnicamente tu, lettore, che ti ricordi questo dettaglio, e comunque la battaglia finale, quindi tutti quanti stanno lavorando per gli altri, tutti quanti stanno lavorando per dare il meglio possibile ai propri compagni, ci sta che si sia tirato fuori questa tecnologia senza specificare che Bakugo l'avesse ricevuta. Vincenzo, è una macchina da guerra questo coccodrillo. Cioè, allora, il punto è che questa cosa è molto meme, ok? Cioè, adesso questa pagina, non che sia meme, perché questa pagina è bellissima, perché da capo dovrebbe essere estremamente caotica considerando le esplosioni, ma è comunque mostruosamente chiara, cioè si riesce perfettamente a leggere il movimento di Bakugo, il movimento dei colpi, le esplosioni, le onomatopee sono al punto giusto e ti danno quell'idea di proprio mitraglia con le esplosioni,
cioè veramente una figata, concettualmente una figata ed è visivamente una figata, ma è un meme il fatto che Bakugo sia praticamente circondato completamente da Prohiro e che lui sia quello che ha la potenza di fuoco maggiore ed è un sedicenne. Cioè questa è effettivamente la cosa più divertente, che per l'amor del cielo non è anche lì un problema, perché il mondo di My Hero Academia si basa, al di là che sull'allenamento, anche obiettivamente sul fattore genetico, che è il quirk. Quindi una Mirko, per quanto possa essere forte, non ti potrà mai tirare fuori il potere distruttivo di Bakugo. Cioè magari è sicuramente più veloce di Bakugo, è fisicamente più forte di Bakugo, Bakugo lo potrebbe prendere a cazzotti fino ad ammazzarlo, ma non potrà mai distruggere un intero branco di braccia lovecraftiane come quelle di Shigaraki. È letteralmente impossibile, invece Bakugo può farlo, tant'è che poi per l'appunto nella chiusura del capitolo se ne esce, ah pure lì Vincenzo sicuramente stava aspettando questo da quando l'ha nominato Bakugo durante gli allenamenti, cioè se ne esce con questa pagina, pure lì movimento meraviglioso, veramente veramente meraviglioso, stupendo. Che pure anche, anche a questo giro, Torres dice al massimo una Mirko si può tirare fuori una palla. Togliamo questo commento, facciamo finta di nuovo che Torres non esista, perché Torres non merita le nostre attenzioni, neanche le sue lucubrazioni meritano le nostre attenzioni. Ci dissociamo da quanto ha detto Torres. Detto ciò, come stavo dicendo, anche in questo caso è molto carino la dinamicità che riesce a dare alla tavola. Cioè, se guardate, qui è dove incomincia il senso di lettura. Hai tutto il movimento circolare che ti viene espresso da Bakugo, scusate, grazie anche ai colpi che manda contro Shigaraki, con tanto, a parte vero che si legge da destra a sinistra, però comunque, considerando che il nome di una tecnica, potevano mettere Howitzer Impact a sinistra, è... Non lo vedo così tanto più Vince, tralasciando che non ti sta praticamente sconfinferando l'apocalisse, perché questa tecnica è l'apocalisse, ma letteralmente stai vedendo un frame di qualche cosa di cui gli effetti lo vedrai nel prossimo capitolo. Quindi, no? Cioè, nel senso, non ti può non ispirare. Gli effetti di quello che farà li vedrai nel prossimo. Cioè, qui stai letteralmente vedendo Bakugo che sta creando talmente tante esplosioni che l'intera vignetta sono solo esplosioni. Cioè, l'intera vignetta sono solo esplosioni, correnti d'aria di esplosioni, proiettili di esplosioni, cioè, sono esplosioni declinate in maniera differente. Cioè, sembra praticamente di vedere il personaggio di Atlantis, quello che risolve tutto con la dinamite. È un bel kaboom, cioè, è letteralmente quello. Però, niente, ripeto, la vignetta di per sé è molto figa per il movimento che riesce a dare, ed è un meme da capo sta cosa che Bakugo sia quello più forte. Comprendo anche il senso, è il ragazzo giovane di tutta quanta la classe che Horikoshi poteva mettere e dargli lustro perché ha la potenza per farlo, però per dire, già il fatto che ci siano personaggi come Genist e il tizio ninja, di cui adesso mi sta mancando il nome, e loro si limitino a fare praticamente la rete rampicante in mezzo all'arena o a fare i taglietti che poi non risultano in un bel niente, è abbastanza tragicomico. Tra l'altro anche lì paradossalmente c'è fra tutti i giovani Negire, che pure là sgravissima, cioè nel momento in cui si ritrova sta ragazza con il tentacolone gigante, le basta praticamente fare sempre la faccetta che fa lei, che gonfia una guancia come un pesce palla e nel frattempo tira fuori Kamehameha concentriche. Vincenzo dice Negire, madonna mia moglie. In genere a te non piacciono le donne forti, considera che lei in questo momento sta lanciando onde energetiche dalle mani grosse quanto pilastri di un palazzo e dai piedi per controbilanciare la spinta. Quindi nel senso, nel momento in cui tu, Vincenzo, fai qualche cosa contro Negire che non le piace, lei ti kamehamehaizza il culo. Quindi non so quanto ti convenga averla come moglie, considerando il carattere. Detto questo, comunque, anche qui, bene o male, tutto quello che c'era da dire sulla crescita di Bakugo è stata detta. Ripeto, il sia lui che Endeavor, considerando questi capitoli, ormai sono estremamente cresciuti,
Endeavor mi aspetto che o ci lasci le penne o comunque cioè, arrivi fino alla fine che prenda costantemente mazzate per salvare gli altri, però è combinato veramente male, cioè, mezzo polmone è andato, un braccio non ce l'ha più. Vincenzo dice capitolo top. Vabbè, sì, gli ultimi due capitoli non riesco, cioè, allora il 357, allora, il 356 è stato di crescita di Endeavor, il 357 quasi unicamente di mazzate e cliffhanger, il 358 mette insieme mazzate, crescita di Bakugo e bei dialoghi degli altri personaggi. Tra l'altro, per dire, molto carino Sam Miruko, Dea Miruko, unico vero personaggio divino di My Hero Academia di tutti quanti manga, che fondamentalmente sta lì cazzuta, cioè lì lei tira calci con una protesi tra l'altro e sta là e sta zompettando fra un pilastro e l'altro, felice di combattere. Sono mesi che hanno un po'. Vincenzo, no, vabbè, questo messaggio. No. Vabbè, non lo cancello, però sappi che se sappi che verrai cazziato in chat. Allora, tralasciando che il non può non morire nessuno dei buoni da sta guerra finale, non lo ha detto nessuno, anche perché quantomeno Horikoshi, a differenza di altri autori, e qui purtroppo la reference è palese, ha evitato di tirare fuori dal cilindro il «Oh mio Dio, sto scrivendo la guerra più grande e sanguinosa dei manga o comunque di My Hero Academia». Quindi, a discapito di dichiarazioni in cui Horikoshi se ne è uscito con robe mirabolanti in cui doveva far fare cose incredibili, cioè, non sta scritto su nessuna regola che ci debba per forza scappare il morto per rendere bella sta parte. Però Endeavor, comunque, nel momento in cui ha finito di dire quello che doveva dire, se morisse, sarebbe, ripeto, una bella morte. Cioè, fra tutti i momenti in cui potevi uccidere il personaggio, questo è il momento. Se lo uccidi ora, GG, hai fatto la tua partita. Nel caso del fronte di Baku e Shigaraki, e qui mi rifaccio a voi perché qui andiamo in chiusura di live, ditemi un pochettino nei commenti cosa pensate. Non so come andranno i prossimi capitoli. Per un semplice motivo, ora, tralasciando gli altri fronti che ci sono stati mostrati prima di quello di Afo, d'accordo? Al momento abbiamo in sospeso Deku che ha avvertito qualche cosa legato ad Afo e c'è da vedere se si andrà subito da lui o si aspetterà un po', se è qualcosa che si sta dirigendo da Deku o è Deku che gli sta andando praticamente incontro, c'è da comprenderlo. C'è da vedere se nel fronte di Afo se farà eliminare tutti off-screen o comunque mostrerà qualche cosa, ma sicuramente Afo lì adesso farà piazza pulita. Ma Endeavor è giunto il momento di brillare. Questa è stata bella, questa te la concedo. E a proposito di brillare, per l'appunto, io qui sono curioso di vedere chi brillerà prima fra Bakugo e Shigaraki. Perché la cosa non è semplice, perché di base il potere incredibile di Bakugo gli permetterebbe molto probabilmente di polverizzare e carbonizzare il corpo di Shigaraki veramente senza troppi problemi. Però c'è da vedere se Shigaraki a sto giro si tira fuori qualche quirk utile, c'è da vedere se questo fattore dei quirk multipli che sta impazzendo, o comunque che sta andando a convergere in quel fenomeno specificato dal dottor Garaki nei capitoli precedenti, c'è da vedere se gli permetterà di rigenerarsi, se gli permetterà di difendersi dall'attacco di Bakugo. Io francamente propendo per una soluzione simile a quella di Afo, cioè un attacco di Bakugo che è così magnificente, così enorme, così potente, riesca a mettere in difficoltà Shigaraki, riesca a ferirlo, riesca a metterlo alle spalle, allora alle strette, scusate, costringendolo quindi ad utilizzare qualche tipo di potere che eventualmente porterà alla distruzione di quella sorta di cage. Ora, com'era Shigaraki? Sta con le mani nel. È questo che mi piace di questa chat. Non c'è stato un solo. No, vabbè, qualche spunto, tutto sommato, di discussione c'è stato. Però quando si tratta di fare battute, siete sempre on spot. Ci siete. Lì non mancate mai. Vi faccio un applauso. Non ho le molteplici mani, però facciamo finta che sono Shigaraki. Subarashi. Detto questo, vabbè, Torresi dice ora di tornare a Toga verso Suraraka. Detto francamente, per come sta gestendo comunque i fronti Horikoshi, mi stupirei che ne chiudesse qualcuno off-screen, quindi anche quello di Toga e Uraraka.
immagino che nel momento in cui ci andrà dedicherà loro tot capitoli per chiuderlo. Quindi se non adesso, magari più avanti ci farà vedere come lo porta a termine. Però da capo, io non so. Sicuramente, secondo me, il prossimo capitolo si apre con gli effetti dell'Howitzer Impact Cluster, per forza. Cioè, non mi puoi mostrare questo frame, perché cinematograficamente parlando questo è un frame. È un fermo immagine, è il momento del it was in that moment that you knew he fucked up. Cioè, è quel meme, è quel frame. Quindi dovremo vedere gli effetti di questo attacco nel capitolo seguente. Però... al di là del vederne gli effetti, ripeto, secondo me Shigaraki verrà messo alle spalle, però poi spacca tutto. Quindi avremo un capitolo ancora sulla Cage, massimo due, perché i Pro Hero tenteranno di resistere, tenteranno di mettere a posto le cose, però poi dovranno evacuare Barak e Burattini, perché Shigaraki altrimenti ucciderebbe tutti, e mi gioco che dovranno scegliere fra il portare avanti il piano in una certa maniera e salvare quantomeno i ragazzini. Secondo me c'è anche quel dilemma, tant'è che ho una grande paura, perché se morissero Genis o altri, sti cazzi. Aizawa dice, Vincenzo dice, Aizawa, Death Flag e salta la baracca. Il punto sai cos'è? Aizawa è la chiave di questa tattica, cioè Horikoshi sta giocando molto su Aizawa, perché fondamentalmente il suo quirk è fondamentale. Ma non è fondamentale solo contro Shigaraki, sarebbe fondamentale anche nel momento in cui affrontassero Afo. È un quirk veramente troppo potente. E il fatto che ci siamo Noma a praticamente tenerlo insieme a lui, figurarsi. Però il punto è che Aizawa ha avuto così tante death flag fino ad adesso, che ucciderlo ora mi darebbe, cioè mi sembrerebbe, a meno che non costruisce un momento fatto molto bene... Allo stato attuale non mi direbbe la sua morte altrettanto quanto quella di Endeavor, per dire. Però vabbè, ovviamente il mio è un discorso esente da una scena che noi in questo momento possiamo vedere, perché ripeto, se mi costruisce una morte di Aizawa fatta come si deve, che ne so, per salvare il resto del gruppo, per salvare gli altri Pro Hero e i suoi studenti, sarebbe una gran bella morte, ok? Sarebbe anche un punto di svolta, perché senza il suo quirk... il resto degli eroi con Shigaraki se la dovrebbero giocare con lui a piena potenza, e lì vai. Torresi dice, quindi secondo te Shigaraki, Alex, ma per dirti, tecnicamente per me Shigaraki è già un po' messo alle strette, non può usare il suo quirk, non sta uccidendo nessuno, non sta ferendo nessuno nonostante stia cercando in tutti i modi di farlo. E fondamentalmente le tattiche dei suoi avversari sono riuscite a imprigionarlo e a costringerlo sulla difensiva. Già questo per lui è un essere un po' messo alle spalle. Secondo me, nel momento in cui, per l'appunto, Bakugo ora va a colpire proprio il suo corpo e non quelle numerose braccia che gli stanno tirando fuori, gli stanno uscendo fuori, secondo me verrà un po' messo alle spalle. Però capiscimi, è un essere messo alle spalle relativo, perché sia lui, cioè Afo si è tirato fuori il trucco fuori dal cilindro, ma Shigaraki ha di per sé un fattore rigenerativo incredibile, e anche lui comunque ha vari quirk, quindi anche nell'ottica in cui Bakugo ipoteticamente lo scarnifica e lo lascia soltanto con le ossa, ma Shigaraki si rigenera lo stesso. L'abbiamo visto con Star and Stripes, nel momento in cui c'è stata l'esplosione del missile, Shigaraki è uscito dalla cava che aveva creato con un quarto di faccia mancante, ed era vivo. Quindi, nel senso, per me può essere messo alle spalle, con le spalle al muro, per tot tempo, sempre per una questione di costruzione della tensione. No, stai flashando, Vince. Il suo fattore rigenerativo è proprio qualcosa di insito, esattamente come la sua superforza. E questo è il problema con Shigaraki al momento, non problema narrativo, problema di combattimento. Il suo fattore rigenerativo e la sua superforza non vengono bloccate dai Zawa. Shigaraki, legit, ha una superforza non dipendente da un quirk, quasi pari a quella di All Might. Era stato detto fondamentalmente quando Deku lo utilizza come un punching ball. Quindi, cioè, Shigaraki è incredibilmente pericoloso anche senza quirk. Per questo dico che per me lo hanno messo alle spalle. Perché un personaggio con simili caratteristiche fisiche, che ancora non ha ferito nessuno, che ancora non ha ucciso nessuno, e si ritrova soltanto a subire colpi,
e sulla difensiva. No, no, Vincenzo, anche la rigenerazione. Sono sicuro al 110%. Detto questo, regà, un'ora l'abbiamo fatta. Avessimo un altro capitolo, arriverei all'ora e mezza, però, come ho specificato, questa live è stata un excursus, perché sono successi casini. Settimana prossima ci saremo al 99%, perché pure lì, casini permettendo, però sono live importanti. Ci saremo il 12 martedì per fare l'ultimissima live su Soul Eater, quindi siateci, siateci anche solo per fare il numero, siateci. Sarà l'ultima live su Soul Eater, forse ce ne sarà un'altra ad agosto, ma più che altro fatta su spin-off, eccetera. Quindi l'ultima su Soul Eater base sarà martedì 12. Contestualmente, giovedì ci sarà una live totalmente su Chainsaw Man. Torres dice: vogliamo provare un raid. Oddio, no. Ale, sai cos'è che sono da solo, quindi dovrei controllare. Dovrei fare. Lasciamo perdere. È vero che con l'orario sarebbe anche comodo perché sono le 10, però stasera ciccia. Sì, Alex Machima, il 14 avremo un sacco di ospiti, ve le dico già adesso. Avremo Camilla Rossini, avremo Valentina di Scimmia, ovvero la Scimmia Blu, non della Scimmia Blu. Valentina la Scimmia Blu e Martina da capo, dopo che avremo già ospite martedì, Martina di Jap Cult per parlare di Chainsaw Man e non per abbaiare, ne parleremo perché Chainsaw Man è un prodotto della Madonna incredibile che merita di essere trattato in un certo modo. Quindi, ragà, grazie per essere venuti stasera. Detto francamente, non mi aspettavo neanche che fossimo quei pochi che comunque siamo stati, per come è stata la giornata, mi aspettavo che parlassi da solo per tutta la sera. Quindi, dai è tutta. Grazie per essere venuti. Sera.